Ciao amico di YouTube, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale cliccando qui in basso e metti un mi piace su questo video. Per te è un piccolo gesto, ma per me fa un'enorme differenza perché tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Quindi adesso bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, perfetto. Rieccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti verso l'obiettivo di questo video. Oggi cosa andiamo a vedere? Oggi andiamo a vedere come evitare le sanzioni per il lavoro in nero nell'SRL grazie ai voucher che ora attualmente si chiamano in qualche modo contratto di prestazione occasionale. Ok? Quindi il sistema che c'è sempre stato, o comunque insomma che c'è stato negli ultimi anni e che noi imprenditori conosciamo come voucher, adesso il nome tecnico è essenzialmente prestazione occasionale, ma di fatto il meccanismo è praticamente molto simile, se non identico, e magari un po' più telematico. E cosa andiamo a vedere in questo video? Ti mostrerò cos'è un contratto di prestazione occasionale. Ti mostrerò la checklist per, diciamo, in qualche modo utilizzare questo strumento al meglio con i, diciamo, i principali passi operativi. Ovviamente ti comunicherò quando ti conviene utilizzare questo strumento perché è importante e quali sono i vantaggi soprattutto. E ti dico che effettivamente se questa tipologia di strumento lo riesci ad applicare, è un ottimo strumento per tagliare alla fine imposte e contributi, perché appunto il voucher permette di pagare un importo orario senza le maggiorazioni, ma lo vediamo subito dopo. Prima di tutto, dobbiamo comprendere cos'è il contratto di prestazione occasionale, che ti ripeto, cioè nel senso ti ricordo che anche se il nome sembra simile al lavoro occasionale, è una cosa diversa. Il contratto di prestazione occasionale è praticamente quello che era il voucher una volta, ok? E si tratta di un contratto che ti permette di avere collaboratori senza doverli assumere con busta paga, ok? È molto più flessibile, ovviamente, rispetto al contratto di lavoro normale da dipendente subordinato. Però qual è il problema? Che per questo, diciamo, nuovo voucher, che è contratto di prestazione occasionale, ovviamente esistono dei parametri da rispettare. In fondo, anche perché il nome è sempre prestazione occasionale, quindi in qualche modo dovrà essere occasionale, no? Ok? O comunque non è lavoro subordinato. Adesso scherzando, andiamo subito avanti alla checklist. Ho voluto inserire questa checklist per mostrarti dei piccoli passi iniziali che comunque devi avere un po' in mente per poter attivare regolarmente questa cosa, almeno quando andrai a cercare informazioni nella prossima volta, non brancoli completamente nel buio e sai più o meno quali sono i passi principali e magari anche le caratteristiche che vediamo subito dopo. Prima di tutto, per utilizzare questi voucher, chiamiamoli, che adesso è il contratto di prestazione occasionale, ovviamente il lavoratore, cioè chi lavora, si deve iscrivere al portale dell'INPS. Bene. Nello stesso modo anche il datore di lavoro, che in questo caso sei tu come SRL, praticamente devi iscriverti al portale dell'INPS, ok? E per dare questi voucher, una volta erano fisici, proprio fisici, e tu ne davi un tot a una persona e magari comunicavi il suo codice fiscale, adesso invece il datore di lavoro per prelevare questi voucher o comunque per versare i soldi, cosa fa? Deve versare questo importo con il modello F24, modello Elide e poi con la causale ad hoc. Comunque in generale, quello che ti devi portare dietro da questo terzo punto è che una volta appunto il voucher lo davi fisicamente al lavoratore, adesso invece non dai più niente a lui, ma fai un versamento all'INPS essenzialmente, in base ai voucher che vuoi acquistare, ok? Il quarto punto è che i pagamenti delle prestazioni vengono effettuati direttamente dall'INPS entro il giorno 15 del mese successivo. Anche qui, se il datore di lavoro fa il bonifico, diciamo, con F24 per ricaricare i voucher,
Nello stesso modo è l'INPS che eroga i soldi al lavoratore e non c'è più il passaggio di un voucher fisico, ok? Nel caso in cui la prestazione non venga svolta, perché può capitare un imprevisto, eccetera, il datore di lavoro essenzialmente dovrà comunicare questa cosa all'INPS tramite il portale entro 3 giorni dalla data della prestazione, ok? Cosa importante, il punto 6, è l'importo di questo voucher. Attualmente l'importo che ha il voucher, che è un'ora di lavoro essenzialmente, sono 9 euro netti, euro netti che vanno direttamente al lavoratore, però ricordati che noi come SRL paghiamo di più, ok? Tu infatti in qualche modo nel complesso pagherai ogni ora 12,41 euro, che non è male per il datore di lavoro, ok? E paghi 12,41 euro essenzialmente perché, come puoi vedere qua, 2,97 euro vanno come contributi INPS, 32 centesimi come INAIL, non fa mai male, e 12 centesimi di oneri di gestione, che praticamente è il ricavo che c'ha l'INPS in un certo senso. Ecco, da questa cosa tu devi semplicemente avere in mente due numeri, ok? Che quando tu parli con il prestatore, cioè chi ti fa il lavoro, gli devi dire che lui prenderà 9 euro netti, che non è male, ok? O comunque è già un importo accettabile. Mentre tu, cioè noi, io e te, come SRL, non paghiamo 9 euro ovviamente, ma ricordi che per ogni ora paghiamo 12,41 euro, ok? Questo, il punto 7, invece è un punto che è stato, diciamo, di forte cambiamento rispetto alla norma che c'era prima, che era voucher, eccetera, ok? Perché in qualche modo prima tu non avevi un limite di ore che dovevi far fare al tuo lavoratore quando lo chiamavi, mentre adesso con questo nuovo sistema di prestazione occasionale, essenzialmente, quando tu chiami il lavoratore, in quel giorno a lui gli devi dare di netto 36 euro. Praticamente sei obbligato a fargli fare 4 ore, ok? E prima potevi chiamarlo, diciamo, anche per un'ora al giorno, ok? Mentre adesso, quando tu lo chiami, l'importo minimo sono di 4 ore, ok? Per lui è 36 euro, mentre per te saranno 12,41 euro per 4, praticamente poco più di 48-49 euro. Al giorno, ok? Ecco, questo è, diciamo, il punto principale rispetto a prima, che dovrai praticamente un po' coordinare con le esigenze della tua azienda. Oltre a questo, ci sono dei limiti, diciamo, economici, cioè sia dal lato della SRL, cioè il datore di lavoro, sia lato effettivamente del lavoratore, ci sono dei limiti dimensionali, perché proviamo a pensare, cioè questa cosa non è un lavoro subordinato, se si chiama prestazione occasionale comunque deve rimanere occasionale, ok, giusto? E soprattutto l'INPS adesso controlla di più, che c'è il discorso che bisogna fare il bonifico all'INPS e poi l'INPS paga, ok? In generale sai che gli altri limiti che ci sono in questo strumento, perché deve essere occasionale appunto, è che l'utilizzatore, ok, ossia la SRL, essenzialmente noi come datori di lavoro, possiamo utilizzare questo sistema per al massimo ogni anno pari a 5.000 euro. Quindi in un anno è vero che lo possiamo utilizzare per far quadrare meglio i nostri conti, per utilizzare meglio, diciamo, la forza lavoro, però massimo 5.000 euro. E nello stesso modo anche il lavoratore, ogni singolo lavoratore non è che può fare 5.000 euro da uno, 5.000 euro da un altro e così via. No, ogni lavoratore in un anno può prendere al massimo 5.000 euro, ok? Ricordandoti che c'è anche un ulteriore limite, che tu ogni singolo lavoratore lo puoi prendere massimo cioè gli puoi erogare massimo 2.500 euro. Quindi questo vuol dire che se tu hai un lavoro importante, non è che puoi prenderne uno e dargli tutti i 5.000, no? Tu devi comunque minimo prenderne due e dargli a queste due persone 2.500 euro, perché per ogni lavoratore la SRL gli può dare al massimo 2.500 euro e complessivamente fra tutti i lavoratori può pagare appunto 5.000 euro all'anno, è il parametro che abbiamo visto prima. Okay? Poi qui adesso introduciamo una cosa importante: in quali settori effettivamente puoi utilizzare questi voucher, perché tendenzialmente li puoi utilizzare, non dico in tutti, però in gran parte dei settori, ok? E tranne a chi
a tutte le società che hanno più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, quindi questo strumento si applica al meglio per le realtà piccole o comunque per chi inizia, e non è male perché avere anche 5 dipendenti è un bel costo, quindi diciamo che gran parte delle SRL, soprattutto se all'inizio, effettivamente può essere uno strumento valido, ok? E non possono utilizzare tendenzialmente le imprese edilizie e settori affini come magari appunto miniere e così via, e settori un po' particolari, perché sono appunto settori che hanno un'attenzione, diciamo, da parte del fisco e dell'INPS diversa e che si presta magari a fare cose non corrette dalla legge, quindi tendenzialmente i voucher non si possono utilizzare nell'ambito dell'edilizia e settori affini, ma anche e soprattutto nell'ambito di appalti e di opere e di servizi. Questo vuol dire che anche tutte le società che prendono un appalto per farne un altro lavoro, ok, in questo caso questa SRL non può prendere questi voucher, ok? E queste, insomma, sono le cose importanti, perché può capitare di cadere in questi trabocchetti. Comunque, sai che tendenzialmente SRL che ha meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato e che non lavora nell'ambito dell'edilizia e non lavora nell'ambito degli appalti, può benissimo utilizzare questo strumento, ok? Ovviamente questo strumento non è che deve essere utilizzato per pagare meno uno che in qualche modo era un dipendente, no? Cioè, e effettivamente, perché ti dico questo? Perché un altro divieto che ha questo voucher è che non è possibile utilizzare la prestazione di lavoro occasionale, ossia il voucher, da parte di quei lavoratori praticamente con i quali la SRL abbia in corso un contratto di lavoro, abbia avuto negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o, diciamo, di collaborazione coordinata continuativa, esempio l'amministratore. Quindi essenzialmente questo strumento deve essere applicato da persone, diciamo, che collaborano da nuovo nell'SRL e non dipendenti vecchi, diciamo, che da meno di 6 mesi, e soprattutto non è che posso darli in più a uno che è già mio dipendente, no? E quindi questo è un altro limite, però insomma poteva essere già anche per te scontato. E ricordati che questi bonus, queste prestazioni occasionali, questo voucher, salvo deroghe, può essere erogato, può essere utilizzato in favore di lavoratori che sono studenti con meno di 25 anni, disoccupati e pensionati, ok? Quindi, ripeto, salvo deroghe, tu non è che puoi prendere chiunque tu fai il lavoro occasionale, puoi prendere a queste tre categorie di persone: studenti o comunque persone che hanno meno di 25 anni, disoccupati e pensionati, ok? La dichiarazione di inizio lavori deve essere inviata almeno un'ora prima della prestazione, e questa cosa ovviamente è un vantaggio. Ovvio che c'è da spattaccare al computer, ok? Però se comunque ci pensi, una busta paga normale, se tu fai fare la comunicazione oggi al tuo consulente per il lavoro, lui può venire a lavorare solo da domani, perché parte dal giorno dopo. Invece qui è diverso. Se tu ti accorgi alla mattina che non c'è molto lavoro, non lo chiami. Se invece dopo vedi durante la mattinata o nel pomeriggio che inizia a esserci lavoro, tu lo puoi chiamare comunque con un'ora di anticipo, che direi che è uno strumento veramente molto flessibile, e questa cosa ovviamente è un ottimo, ottimo strumento che puoi utilizzare in determinati settori, ok? Quindi appunto soprattutto, come ho scritto qua, è il voucher, questo sistema è un ottimo strumento per gestire al meglio gli imprevisti giornalieri. Poi, quali dati dovrai inserire in questo portale? Perché sia tu che lui vi dovete iscrivere. Ovviamente tu dovrai comunicare che assumi lui, dovrai identificare i suoi dati, il compenso pattuito, perché minimo è 9 euro che lui deve ricevere, il luogo di svolgimento della prestazione, perché cacchio, quella direi che è molto importante, perché è quella che non ti fa scattare il lavoro in nero, cioè perché quella persona è quel luogo lì e lavora per te, la durata e la tipologia, ok? Poi ovviamente il settore dell'attività lavorativa e le altre eventuali informazioni che ti possono chiedere sul portale per gestire, per individuare meglio la tipologia di rapporto, ok? Per le comunicazioni delle giornate successive a quelle di inizio, invece,
dovrei compilare una sorta di diario giornaliero in cui indicherai gli orari e il luogo della prestazione occasionale. Quindi, essenzialmente, non è che tu lo chiami oggi e comunque poi dovrai richiamarlo domani. È una cosa che tu puoi, diciamo, convalidare prima per un certo orizzonte temporale e semplicemente dovrai indicare le ore che poi gli eroghi, ricordandoti che minimo sono 4 ore al giorno. Ok, ora andiamo su un argomento che riprende un concetto importante di prima e che ricordati assolutamente che le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, del turismo e per le pubbliche amministrazioni ed enti locali esistono dei regimi particolari le cui caratteristiche possono essere consultate direttamente sul portale dell'INPS, ok? Nel senso che ho voluto mettere questa nota perché soprattutto per il settore del turismo, okay, che ha proprio bisogno di questo lavoro in maniera flessibile, ci sono delle deroghe ai limiti di prima della persona che deve avere o meno di 25 anni o essere disoccupata o pensionata, okay, perché appunto in base al settore agricoltura e turismo ci possono essere delle deroghe o comunque possono, diciamo, nel corso degli anni cambiare perché sono settori particolari in cui in qualche modo puoi utilizzare lavoratori che rientrano in un ampio margine di età e così via. Quindi essenzialmente, se prima ti hai visto quel limite, per carità, non spaventarti, perché se sei nel settore, penso principalmente del turismo, ricordati che probabilmente hai una platea di utilizzatori che puoi appunto assumere con una prestazione occasionale che è molto più ampia rispetto alle altre tipologie di aziende, ok? Quindi ricordi, settore dell'agricoltura, diciamo, e turismo possono avere deroghe, controllale perché possono essere per te a favore, ok? Poi adesso è importante comprendere quando conviene utilizzarlo, ok? Ovviamente quando hai bisogno di avere collaboratori proprio subordinati, ma non hai possibilità di assumere una persona full time o semplicemente non c'è budget, soprattutto all'inizio ci può stare. Se io non posso prendere una persona, diciamo anche part-time, ovviamente gli dico: guarda, ho questo, è una cosa accettabile ed è un modo anche per te per proprio diminuire il costo del personale. E soprattutto conviene quando hai un SRL, ovviamente, in cui ci sono picchi di lavoro stagionali, come esempio le attività estive, invernali oppure i periodi festivi. Quali sono i vantaggi di questo strumento? Perché tendenzialmente ti dico proprio perché comunque il costo che ha un voucher è buono, è accettabile, perché comunque ricordati che è vero che tu paghi 12,41 euro e il dipendente ne ha 9, ok? Però non paghi mensilità aggiuntive, cioè non paghi la tredicesima e la quattordicesima rispetto alla busta paga, non paghi la malattia del dipendente, ok? Il lavoro è flessibile e per te è un vantaggio, ok? Non paghi i contributi INPS aggiuntivi nel caso di licenziamento, perché appunto è una prestazione occasionale e questa cosa è buona. E i prestatori possono stare a contatto con il pubblico, perché qual è il problema appunto del lavoro in nero? Il problema che ha il lavoro in nero è che se tu prendi un qualcuno che lavora per te ed è a contatto con il pubblico e tu non lo assumi, ovvio che se viene l'ispettorato del lavoro, ti fa un controllo, chiede informazioni di chi è questo e lavora per te, è ovvio che quello lì è palesemente lavoro in nero, ok? Ecco, se tu in qualche modo prendi uno che ti fa una grafica, ti fa un lavoro occasionale e te lo fa da casa, quella è veramente occasionale, ma se tu hai, esempio, un bar, esempio stupido e semplice, che sta a con e questo dipendente sta a contatto con il pubblico, non puoi farlo venire da te con il lavoro occasionale, con la ritenuta, no? Tu l'unico modo che hai di far lavorare persone che stanno a contatto con il pubblico, alla fine sono o l'assumi con la busta paga, ok? O l'assumi appunto con questo strumento che diciamo sono i voucher, che adesso si chiama prestazione di lavoro occasionale, ok? E questa cosa è il suo enorme vantaggio, cioè tu qui eviti il nero, semplice, cioè il lavoratore. E le sanzioni per i lavori in nero, perché comunque tu invece di utilizzare una busta paga utilizzi questo strumento. Quindi mi raccomando, questo è il punto secondo me più importante. Ricordatelo, tutte le attività che hanno molte persone che lavorano
a contatto con il pubblico, questo strumento ti regolarizza il tutto ed è molto buono, ti fa stare tranquillo, dormire ancora di più tranquillo e vivere sereno, ok? E qui, scherzando, ho inserito anche che non paghi il consulente del lavoro, intendo che non paghi la busta paga alla fine, anche se comunque potenzialmente se tu hai un SRL o hai questi problemi, sei un imprenditore, quindi romperai le scatole, gli chiederai informazioni al tuo commercialista e lui ti darà le indicazioni, però non paghi, diciamo, la parte di busta paga, ok? Io, insomma, potenzialmente ogni tanto mi capitano i clienti, gli diamo la procedura e poi in genere fanno tutto quanto da soli. Ok, e ovviamente il vantaggio di questa tipologia di regolarizzazione del lavoro con i voucher è buono perché puoi testare prima i collaboratori. Perché ho voluto mettere prima? Perché tu non è che puoi assumere uno e poi dopo cambiargli il contratto, tra virgolette, e lo fai lavorare solo come prestazione occasionale. Non va bene, è al contrario, questo strumento ti serve anche per te per testare come lavoratore, ok? Quindi è buono perché lo testi prima di assumerlo. E ovviamente l'altro grande vantaggio è quello che puoi attivare questa prestazione subito, nello stesso giorno, con un'ora di anticipo, cosa che non ti consente la busta paga, ok? Quindi, se sei arrivato fino qui, ti devo fare i miei più sinceri complimenti. In sintesi, qual è il vantaggio sleale che hanno le SRL che utilizzano il contratto di prestazione occasionale? Il risparmio dei soldi, prima di tutto, perché comunque il costo del lavoro è più basso. Una busta paga proprio ha impegno maggiore anche per il tuo consulente, cioè una busta paga, ma soprattutto i costi per il contratto collettivo, per tutti, insomma, gli adempimenti che deve fare e per gli importi, effettivamente, è più alto rispetto che la prestazione occasionale. Quindi risparmi i soldi perché paghi meno i collaboratori. Ovviamente, altro vantaggio importante, avrai collaboratori solo nel momento in cui hai effettivo bisogno di lavoro, perché appunto è occasionale ed è flessibile, e soprattutto eviti le sanzioni per il lavoro in nero, che questa cosa è effettivamente molto potente. Ricordati, quando tu devi far lavorare le persone a contatto con il pubblico, ovviamente queste devono essere assunte o con busta paga, oppure in alternativa l'unico vero strumento che c'è che ti protegge dal lavoro in nero è appunto questi contratti di lavoro di prestazione occasionale, ok? Detto questo, ti faccio i miei più sinceri complimenti se sei arrivato qua. Mi raccomando, iscriviti al canale cliccando qui in basso, metti un mi piace e lascia un commento, che sarò veramente contento di poterti rispondere, ricordandoti che per te è un piccolo gesto, ma per me fa un'enorme differenza, perché mi metti in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che vogliono aprirne una. Ciao, a presto! Cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!